Non vedo l'ora di incazzarmi ancora una volta. Andiamo con Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, Link Evolution, Saga di Yu-Gi-Oh! V-Reigns. Non vedo l'ora di arrabbiarmi per altri duelli che perderò a forma fallica di cane. Sono un poeta. Anima furiosa, vai, primo duello. Deck, no, deck della storia. Fino a che non ci perdo 18 volte almeno, perché 18 è il mio cap, non cambierò deck. Ho deciso questa politica. Siamo Bowman contro Soulburner. Vediamo un po' che ci becchiamo. Ha vinto lui. Già ha vinto il duello. Finita. La super polimerizzazione. Bella. Bello nucleo bambola ombra. Molto bello. E no, super polimerizzazione. Fusione bambola ombra. Ma attiviamola subito. Ho due bambola ombra riccio in mano. No, un riccio e un drago. Winda, non so che fa, ma non può essere distrutta dagli effetti delle carte dell'avversario. Quindi dalle mie sì. Ok, bene, evochiamola. Uno e due. Oddio, Bambola Drago 1009 e Riccio non so che faceva, ma ok, dai, ormai è andata. Facciamocela andare bene così. È in attacco, amico mio. Che te la metto in difesa? So scemo. Ah, sì, ok. Quindi prendo dal deck l'effetto di Drago? No, 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 niente Drago, che il Drago mi distrugge tutto. Oh, una bestia, eh. Squamata, mi piace squamata, mi piace. La metto coperta in posizione di difesa. E finisco il mio turno. Vediamo che fa l'avversario. Ora, nella standby phase, mo vorrei attivare l'effetto di questo qua. Ah, Santuario Salamagna attiva lui, e sti cacchi. Beh, è in difesa, amico mio. Te la metto in attacco? Sono pazzoide? Se mi attacca questa, però se la prende in saccoccia perché gli distruggo subito il mostro. No, la lascio coperta allora, non attacco. Me la tengo qui coperta. Ah, Genex alleato Duradark, che è tipo Duracell però oscura. Vai, combattiamo! Ti attacco questa. E con questa ti attacco questa, che sicuramente è una carta non... no. Cioè, boh, vabbè, un po' strano. Potevo evocarla specialmente e fare subito una fusione. O no, una fusione, un'evocazione. Aggiungi un mostro Salamagna dal deck alla mano. Ok, una carta magia rapida. Allora, metto coperta Bambola Ombra Falco, che ha un effetto interessante quando viene scoperta. Oh, questa la metto in attacco, almeno posso attaccare full force. Attacco sempre con un mostro un pochino più forte per evitare brutte sorprese. Non mi ricordo Salamagna quanti mostri ha forti in difesa, ma ce li ha. E se riesce ad evocarli sono cavoli amari. Però c'è questa qui sempre coperta che, ci può dare una piccola mano. Sempre che il mostro possa venire distrutto dagli effetti delle carte, certo. Ah, oh, che fa? Si riprende un Salamagna, lo evoca. E poi 1500, certo, perché c'è il coso qui, il Geyser Photon. Pur di distruggermelo, pur di distruggermelo, io ti odio, gioco maledetto. Tu sei un gioco pazzoide. Ma evoco Genex alleato cambiatore, che non voglio attivare l'effetto, che fa schifo l'effetto. E così va bene. Perfetto, finisco il turno. Prossimo turno, se non ha niente, scopro tutto e attacco direttamente e vinco. Vediamo che mette ora in campo. C'ha sempre il mostro, ce l'ha sempre. La messa coperta ora. Potrebbe significare tutto, potrebbe significare niente. Mai fidarsi di sti deck assurdi. Non mi ricordo che carte ha. Non mi ricordo che carte ha, e questo è il problema. Se mi ricordassi le carte del deck Salamagna, attaccherei tranquillamente con i mostri più deboli. Però, ad ogni modo, penso che sia finita ora. Allora, dai! Dagliela, che no, oh, non ce la facciamo a uscirne, eh? Deve sempre giocare fino all'ultimo. Arrenditi, non hai nient'altro. Basta, è finita. Lascia perdere. Lascia perdere, è finita, ho vinto. Basta. E via. E vince il duello. E basta con sti effetti. Vedi che sto vincendo. Fino all'ultimo, vittoria ad ogni costo. Vai, storia deck, via. Criston, Quarion Gandrax. Ma che cacchio di nomi gli hanno scelto veramente? Hanno detto, vabbè, chi se ne frega più dei nomi. Vai, vai a caso. Criston Gandrax.
Ma che cavolo. Varys, io sono Varys contro Fulmine. Boltex. Le carte bandite, che belle! Beh, attiviamo la carta terrena, ascensione, settore di avvio. E evoco in difesa, ovviamente, il drago Bossol Mizzile. E tu sei bello, ma niente. Interplanetario Porpora Spinoso, non c'entrava, staccato, quindi tutto quanto attaccato l'hanno messo. Dei geni! Dei geni! Attaccami, ti prego! A questi cavalieri, cioè, è vero! Non ho messo la carta coperta. Ah. Ok. Perché? Si prende una carta. Ok. Scarta. Ed evoca. Sono ancora tranquillo perché sono comunque più. Va bene, prenditi il tuo tempo, eh. Fai con calma, qui non corre nessuno. Tutte forti le trovate veramente, eh. Dai, dai! Oh, 1000 come 1000 in attacco! Certo, cattivo l'effetto. Evoco questa, drago interplanetario, porpora che ti frega. Vai. Attivo l'effetto di Bossol Mizzile, certo. Mi prendo una carta che potrebbe tornarmi utile. Questa, da mettere in difesa. Drago anestemizzile. Via, qui. Qui, cavallino, qui. E poi, sapete che faccio? Siccome ho delle carte forti in mano, però non mi ricordo se posso distruggerla, no? Uso mostro resuscitato. Mi prendo il mio drago Bossol Mizzile, certo. Attacco, difesa, guarda, tanto ora se ne va subito, se ne va. Sinceramente non so se ho fatto bene. Volevo evocare un'altra carta, a dire il vero, ma. Vai, evochiamo un altro missile qui. Qui, così, bravo. Allora. O bomba topologica o Gumblar topologico, una delle due. Evoco topologico, Gumblar topologico. Una e due. Ho una bella cosuccia in mente da fare. Ah, però l'effetto non si attiva così. Vabbè, combattiamo comunque, dai. Qua. E main phase 2. Gioco comunque forza riflessa in difesa. Non mi convince proprio questo. C'ha due carte che non gli permettono di essere distrutto in battaglia. O dagli effetti delle carte. Però perde un po' di punti d'attacco ora. Ah, rifà lo stesso giochetto di prima. Eh no. Eh no, però, ora devo stare attento. Oh. Ambrabacci, ciccocò, tre civette sul comò. Quale ha preso? Quel. Non ho visto. Ok, non ha. No, cosa fa? Perché? No, 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 no. Ma aspetta, viene fregato ora se rifonde. Non sono più attivi gli effetti, scusami. Quelle vanno via, non sono più equipaggiate. Perché l'ha fatto? Ah, può riprenderle? Ok, l'ha presa. Vabbè, però. Eppure! Pure questo ci mancava! Le rifonde un'altra volta, rifonde! Ma dai! Ma che cavolo! No, vabbè, dai, ma non è possibile giocare così, però. Cioè, fa come cazzo gli pare a lui? Niente. Mi facciamo un'altra volta. Lo sapevo io che dovevo incazzarmi. Guarda, ce ne vuoi mettere un'altra? Boh, lancio rapido, non lo so. Totalmente a caso vado, non mi interessa, intanto ho perso, è inutile perdere tempo.
Evoco drago divino Apocralif. Attivo qua rigeneratore di quello che ti pare. Scelgo il draghetto. Attacco, difesa non mi interessa. Ah! Evoco drago ex carica calibro. Calibro carica. Interessante l'effetto che ha. Mettiamogli un attacco qui. Molto interessante il suo effetto. Lo attivo subito. E questo, scartiamo un materiale. E questa proprio non può essere bersagliata dagli effetti neanche. Neanche bersagliata? Gesù Cristo, però neanche bersagliata, ma che palle. Ma non può essere distrutta, ok, ma neanche bersagliata? Perché neanche bersagliata? Perché? Perché mi vuoi male, gioco? Niente, neanche così ce la facciamo. Evoco due mostri da 3000 in due duelli diversi, niente, nessuno dei quali ha un effetto particolare sulla lotta. Che bello. No, vediamo che combina. Ecco. Ecco. Aspetta però, dipende cosa evoca. Ok. Perfetto, perfetto. Lo metto in difesa, ci ha pensato lui, ci ha pensato. E si equipaggia con tutte le carte. Maledizione. Cosa evoca ora? Questo, ah bello questo, bello bello. Va bene. Che fa? Si rimette, si riequipaggia le carte. Non capisco a cosa serve riequipaggiarle, ma. Sì, guarda, te lo metto. Mi attivo l'effetto che te lo fa mettere in difesa, così non puoi attaccarmi. Non te l'aspettavi? Però mi sa che può ancora distruggermelo, vero? Con l'effetto. No, niente effetto, bene. Bene così allora. Non posso comunque distruggerlo, vero? Ah sì! Ah! Ho fatto bene allora ad attaccare. Vabbè, pensavo di non poterlo distruggere, ma va bene. Ottimo! Che bello! Dunque, posso attivare l'effetto quando voglio, dato che è un effetto rapido il suo. Va bene. No, no, tranquillo, tranquillo. Vediamo cosa vuole fare. Vuole evocare. Bravo, bravo, evoca pure, evoca. Che mo t'aggiusto io. Sì, me lo mette in difesa da solo, mi sa. Lo mette in attacco, si sente frizzante il nostro amico allora. Ok. No, no, non metto niente, non metto niente. Se vuole attaccare si prenderà un bel. Ah, sì. Te ne vai in difesa. Ciao, eh. Ciao. No! No! Una volta per turno, no. No. No, no, no! Rievoco ex carica. Dato che ho la possibilità di farlo, lo faccio. Però che cavolo, eh. Ma che cacchio di deck c'ha questo? L'altra volta ste carte io me le sognavo. Queste qua sì, ma questa qua una non me la ricordo proprio. Uguale, dove lo metto, fa sempre schifo. Scartando un materiale però posso far perdere al tizio qua 600 punti d'attacco. Posso evocare specialmente un mostro sul terreno ed evoco calibro guardia. Ora però sta a me. Se non sbaglio, dovrebbe perdere 200 punti d'attacco, vero? Ogni turno, esatto. Oh, e mo ti ci voglio vedere. Ah, vabbè, dopo un turno se ne va. Vabbè, ti ci voglio comunque vedere ora a sconfiggermelo questo con 100 punti d'attacco in meno. Va, lo fa. Lo fa. Ne evoca un altro. Si richiamo tutte quante le carte.
Dai, oh, non finisce più Epoca questo! E basta! O Shiningen, il peggior mostro mai creato, mamma mia! Vi risparmio tutte le altre sconfitte che ho subito. Ho anche provato a usare il deck fusione, proprio me ne ero sbattuto altamente al momento, però alla fine direi che ce l'ho fatta. Godetevi la mia vittoria, seppur breve, perché il video dura poco. Che poi, tutto sommato, alla fine, in 8 turni, ce l'ho fatta. È andata piuttosto bene questa prova. Ho evocato subitissimo il drago bomba topologica, gli ho annullato gli effetti dei mostri che evocava. Insomma, alla fine basta pescare le giuste carte e basta che lui pesca quelle sbagliate. E siamo a cavallo. 7 i duelli che mancano all'appello. Sono vicinissimo alla conclusione, ma davvero sono stremato. Troppi tentativi, diverse, quasi 2 ore di registrazione. Insomma. Amici, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili per quest'anno, lo finisco al 100%. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.